SIC, società italtecnica cesena, da 30 anni specializzata in progettazione e costruzione di sistemi e impianti tecnologici industriali integrati. Se voi avete un problema, noi abbiamo la soluzione. SIC è a Cesena, zona industriale Pieve Sestina. Infotech, con un'esperienza ultradecennale nella consulenza e nello sviluppo di servizi informatici, è HP Platinum Partner. Infotech da sempre propone tecnologie innovative in ambito server e storage, workstation e PC, garantendo un servizio di assistenza tecnico-sistemistica rapido e affidabile. Infotech propone l'ufficio efficiente e green. Affidati a noi installando le nuove multifunzioni HP PageWide a zero emissioni di polveri sottili. Mettiti comodo, Infotech troverà la soluzione giusta per te. www.infotech.it. Frigoriferi industriali, soluzioni all'avanguardia nella refrigerazione industriale. In Emilia-Romagna partirà la sperimentazione del plasma di guariti da coronavirus a fini terapeutici. Il commissario per l'emergenza Sergio Venturi ha però invitato tutti a non farsi false illusioni e ad aspettare i risultati scientifici. Da martedì sarà possibile, previa richiesta al proprio medico curante, effettuare il test sierologico per la ricerca degli anticorpi del Covid-19. In Emilia-Romagna sono 25 i centri autorizzati dalla regione per effettuare i prelievi. Il costo dell'esame dovrebbe oscillare tra i 30 e i 50 euro. A Rimini, bar e ristoranti potranno allargare i loro dehors senza pagare una tassa extra per il suolo pubblico. La giunta comunale ha deciso di partire dai locali in zona mare. Verranno destinati all'utilizzo anche diversi posti auto. È stata pubblicata la bozza dell'ordinanza del Ministero della Salute sullo svolgimento della maturità, che dovrebbe tenersi in classe il 17 giugno. Si ipotizza un unico esame orale della durata di circa un'ora. Esame al computer invece per gli studenti di terza media. Tutto pronto per la riapertura delle chiese ai fedeli. Da lunedì 18 maggio si tornerà a celebrare le messe in modo pubblico secondo un rigido protocollo di sicurezza che prevede tra l'altro l'igienizzazione di luoghi e oggetti e un ingresso contingentato. Motori, la MotoGP potrebbe riprendere le corse a fine luglio col doppio appuntamento di Jerez in Spagna, una soluzione che alletta l'ex campione motociclistico Marco Melandri trasferitosi in Trentino. Questo è il telegiornale della Romagna. In studio Elisabetta Zandoli. Buonasera, ben ritrovati a questa nuova edizione serale del nostro telegiornale. Come di consueto andiamo a fare il punto sull'epidemia da coronavirus per quanto riguarda la nostra regione. In Emilia-Romagna si registrano 121 casi di positività in più rispetto a ieri, per un totale di 26.719 contagiati. Le nuove guarigioni oggi sono 420, mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi, meno 329. Purtroppo si registrano 30 nuovi decessi, 16 uomini e 14 donne. Complessivamente in Emilia-Romagna sono arrivati a 3.827. Questi casi di positività sul territorio romagnolo: 995 a Ravenna, 2 in più di ieri, 926 a Forlì, 6 in più, 749 a Cesena, 8 in più di ieri, 2068 a Rimini, 12 casi in più. Anche in Emilia-Romagna partirà la sperimentazione del plasma di guariti da coronavirus a fini terapeutici. Il commissario per l'emergenza, Sergio Venturi, ha però invitato tutti a non farsi false illusioni e ad aspettare i risultati. Partirà anche in Emilia-Romagna la sperimentazione. Ricordiamoci che stiamo parlando di una sperimentazione che partirà non di una terapia consolidata, e come tutte le sperimentazioni servirà a stabilire con precisione non le sensazioni delle persone o dei medici sul fatto che funzioni oppure no, ma oggettivamente in concreto stabilire se la terapia ha, confrontando la somministrazione con la non somministrazione in soggetti con analoghi sintomi, se ci sono elementi positivi, come tutti ci auguriamo, dalla somministrazione di plasma.
È tornata a parlare di plasma il commissario regionale per l'emergenza coronavirus perché ha detto che c'è chi crede che qualcuno non voglia applicare la terapia. Venturi ha dato ulteriori dettagli sulle fasi della sperimentazione. Al momento la Regione Emilia-Romagna sta sottoponendo due protocolli redatti dal Centro Regionale Sangue ai comitati etici. Questi avranno il compito di approfondire i problemi relativi all'utilizzo del plasma iperimmune nella terapia per il Covid-19. Se i comitati daranno parere positivo, si potrà dare il via alla sperimentazione. Con in mano i risultati, si potrà allora prendere una decisione sull'uso terapeutico del plasma. Il commissario ha però voluto frenare gli animi sulla terapia. Ci auguriamo tutti che venga trovata una cura definitiva, ha premesso, ma non possiamo affidarci solo ad una sensazione, serve una prova scientifica. Tante altre volte ci siamo detti, ricorderete l'annuncio video che diceva che c'era un farmaco giapponese che era miracoloso, va bene, poi se è partita la sperimentazione non abbiamo più parlato, ci auguriamo tutti che funzioni. È morto purtroppo dopo 2 mesi di lotta contro il coronavirus Lorenzo Facibeni, 52enne, vigile del fuoco di Predappio nel Forlivese. La notizia desta profondo sgomento anche a Forlì. Abbiamo sperato fino all'ultimo, si legge nel messaggio di cordoglio inviato dal sindaco di Gianluca Zattini, che il vigile del fuoco in forza al corpo cittadino riuscisse a superare la prova durissima alla quale il coronavirus lo aveva costretto. Purtroppo la realtà ci porta invece a piangerne la scomparsa e a condividere il dolore dei familiari, dei colleghi e degli amici. Era ricoverato da circa 2 mesi all'ospedale Bufalini di Cesena, lascia la moglie e 3 figlie. Esprimo il mio profondo cordoglio per la scomparsa del vigile del fuoco Lorenzo Facibeni e mi unisco al dolore dei familiari, amici e colleghi, afferma il vice ministro dell'Interno Vito Crimi. Per Lorenzo e i tanti che hanno perso la vita, dobbiamo essere responsabili, proteggere noi e proteggere gli altri. Non deve essere un sacrificio vano, ha aggiunto ancora Crimi. Da martedì 12 maggio sarà possibile, previa richiesta del proprio medico curante, effettuare il test sierologico per la ricerca degli anticorpi del Covid-19. In Emilia-Romagna al momento sono 25 centri autorizzati dalla Regione per effettuare i prelievi. Da Bologna nessuna indicazione ufficiale sul costo degli esami, che dovrebbero comunque oscillare tra i 30 e i 50 euro. Tutto è pronto per la partenza degli screening sul coronavirus anche ai privati. La Regione ha infatti messo a punto le procedure per i test sierologici con un costo che potrebbe oscillare tra i 30 e i 50 euro per la ricerca degli anticorpi al Covid-19 che da martedì 12 maggio, dopo la partenza prioritariamente data alle aziende, ogni cittadino potrà fare presso i laboratori autorizzati dalla Regione, che sono in tutto oltre una ventina, di cui 5 in Romagna. Per fare il test, il primo passo è telefonare al proprio medico. Se il sanitario riterrà appropriata la richiesta, redigerà una ricetta bianca che potrà anche essere inviata in foto sullo smartphone del paziente. Con questa ricetta ci si potrà recare presso uno dei laboratori autorizzati per il prelievo. Una volta ricevuto l'esito, questo va comunicato al proprio medico. Se il test risulterà positivo agli anticorpi, il paziente verrà sottoposto a regime di quarantena a domicilio. Informata l'ASL di competenza, che procederà all'esecuzione del tampone naso-faringeo per avere poi la conferma della malattia. A Rimini, bar e ristoranti potranno allargare i loro dehors senza pagare una tassa extra per il suolo pubblico. La giunta comunale ha deciso infatti di partire e di farlo dai locali in zona mare. Vediamo. Non si sa ancora quali saranno le distanze da mantenere tra i tavoli di bar e ristoranti per evitare nuovi contagi da coronavirus, ma gli attuali coperti potrebbero dimezzarsi. Giovedì la giunta comunale di Rimini ha approvato una delibera che dà la possibilità ai locali pubblici di ampliarsi su strada su un'area non superiore al 50% della loro attuale superficie interna ed esterna. Il primo regolamento approvato riguarda i cosiddetti viali delle regine, nella zona mare tra Marina Centro e Miramare. Potranno essere occupati gli attuali posti auto e di nuovi ne saranno ricavati in altre aree, assicurano da Palazzo Garampi. Oggi noi parliamo dei viali delle regine, ma noi immaginiamo questi ampliamenti su tutta la città, quindi centro storico, lungomare, i borghi, che può essere Borgo San Giovanni, Sant'Andrea, San Giovanni,
ma anche Santa Giustina, Corpolò, insomma dovunque ci sia un pubblico esercizio. L'obiettivo dell'amministrazione comunale è garantire un numero di coperti vicino a quello precedente. Per ampliarsi, agli imprenditori basterà presentare un'autocertificazione. Niente planimetrie o analisi tecniche. Il nodo cruciale per le zone di interesse storico-culturale sarà la soprintendenza, che in tempi ordinari aveva 120 giorni per dare il proprio parere sui deor. Ci hanno informalmente assicurato che saranno più celeri, ha aggiunto l'assessore. In queste settimane siamo stati sommersi da chiamate da parte di pubblici esercenti per chiedere come poter avviare queste domande. Quindi l'ampliamento varrà di sicuro per quest'anno, nella speranza che l'anno prossimo potremo averci messo alle spalle questa epidemia, ha spiegato l'amministrazione. Voltiamo pagina, parliamo di una tragedia della strada, un investimento mortale poco dopo le 9 di questa mattina sulla statale Adriatica Cesenatico. Un pedone 32enne di origine pakistana è stato travolto e ucciso da un'auto al chilometro 184 in direzione sud. Sembra che l'uomo stesse tentando di attraversare a piedi la strada a quattro corsie separate dallo spartitraffico quando è stato investito da una Tiguan condotta da un 28enne del posto tra le uscite di Gatteo e di Valverde. L'impatto è avvenuto nella corsia di sorpasso e l'uomo alla guida non ha potuto fare nulla per evitare il 32enne che si è trovato improvvisamente davanti. Immediato l'intervento del personale del 118 con ambulanza e auto medicalizzata, ma per l'investito non c'è stato nulla da fare. Sul posto, per i rilevi e per ricostruire la dinamica della tragedia, è intervenuta la polizia stradale di Cesena. Il personale di ANAS ha invece provveduto alla polizia del manto stradale. Cambiamo argomento, spunta un'ipotesi per poter proseguire con l'appello del processo a Emilia, ormai fermo da 2 mesi alle battute iniziali per i rinvii dovuti all'emergenza sanitaria. L'aula bunker della Dozza, allestita per ospitare il maxi processo di 'Ndrangheta con circa 120 imputati, può contenere infatti 50 persone secondo le stime fatte dopo un'ispezione sanitaria, ma nelle prime udienze, prima della pandemia, il numero di presenti era circa il triplo tra avvocati, imputati e magistrati. La strada su cui la Corte di Appello bolognese sta ragionando è quella di separare il destino di imputati detenuti, una trentina, dagli altri a piede libero. Poi eventualmente tra qualche mese, se le condizioni dovessero cambiare, i due tronconi potrebbero essere nuovamente riuniti. Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, vuole evitare il rischio di assembramento fuori dai locali e annuncia una stretta per questo fine settimana con controlli e multe. Intanto continua la corsa per essere pronti per la seconda metà del mese per locali e dehors. Non solo le immagini della movida milanese hanno messo una certa preoccupazione agli amministratori bolognesi, al sindaco Virginio Merola in primis, anche perché sotto le torri il primo weekend dopo la fine del lockdown ha un po' il sapore del liberi tutti e dato che fra le maglie del decreto del governo e l'ordinanza della regione ci si può giocare, o almeno può giocare chi lo vuole, si farebbe presto trasformare l'asporto nella mescita creando assembramenti. Per questo il comune ha detto no ed il sindaco Merola ha promesso il pugno di ferro con multe salate, chiusure forzate per quei bar, per quei locali che non rispetteranno le regole previste dal decreto del Presidente del Consiglio Conte dello scorso 26 di aprile. Tolleranza zero, sostiene Merola, e da oggi per tutto il fine settimana gli agenti della polizia locale vigileranno con attenzione per evitare sorprese armate di penne e taccuino. Già, perché se non è possibile consumare nei locali in questo fine settimana, l'obiettivo resta comunque quello di poterlo fare dal 18 di maggio in poi, data che segna l'impegno da parte dei privati e delle istituzioni per trovare la quadra, per ripartire. Si va verso il sia pedonalizzazione nella fascia 18-24 per permettere di recuperare all'aperto i coperti persi con il distanziamento sociale, ma servirà aspettare giugno perché siano pronte le procedure per la richiesta di dehors temporanei all'aperto. Mancano alcune settimane, i tempi bui di fine marzo e inizio aprile sembrano ormai lontani, ma per inciampare sulla buccia di banana del virus basta poco, tanto che il sindaco di Bologna ha deciso di mandare un messaggio per richiamare la responsabilità cittadini e soprattutto esercenti, e l'ha fatto sulla sua pagina Facebook. Siamo alla vigilia di un bel fine settimana di maggio, ha scritto il sindaco, ma non ci possiamo permettere passi falsi. Di fronte a un naturale aumento delle persone in circolazione è indispensabile che i nostri comportamenti siano corretti. Dunque distanziamento e mascherine è la richiesta dei cittadini. Da parte nostra, aggiunto, sorveglieremo ancora di più in questo fine settimana parti della città dove si può creare presenza eccessiva di persone. A partire appunto
dalla tolleranza zero contro balle locali che trasformeranno l'asporto in aperitivi all'aperto. È stata pubblicata la bozza dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione sullo svolgimento della maturità. Intanto ieri pomeriggio la ministra Azzolina si è rivolta anche ai ragazzi della terza media. Ecco allora come saranno gli esami. È stata fissata al 17 giugno la data per l'esame di maturità, che quest'anno si annuncia stravolto dall'emergenza coronavirus. I dettagli di quanto stabilito dal Ministero dell'Istruzione si possono leggere nella bozza dell'ordinanza, che è già stata presentata ai sindacati e attende ora l'ultimo passaggio, quello al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, prima di diventare definitivo. La prima domanda che si ponevano gli studenti e gli insegnanti non era tanto sul come, ma sul dove. Ebbene, la maturità si svolgerà a scuola, un unico esame orale della durata di un'ora alla presenza dello studente di 7 esaminatori. Questo solo in caso di epidemia sotto controllo, precisano dal Ministero. Se ci dovesse essere un nuovo picco di contagi, si procederà a sostenere il colloquio online. Chi invece è già sicuro di dare l'esame al computer sono gli alunni della terza media. In questo caso l'esame consisterà in una prova orale online organizzata entro la fine delle lezioni e in un elaborato, come ha spiegato venerdì la stessa ministra in un video pubblicato sul web. L'esame vero e proprio quest'anno coincide con lo scrutinio finale. Ma abbiamo scelto di introdurre la discussione dell'elaborato anche per consentirvi un momento finale di confronto e, se volete, di saluto con i vostri docenti. Tutti gli studenti saranno ammessi all'esame, mentre tutti quelli delle classi inferiori passeranno automaticamente all'anno successivo. Niente bocciati dunque, ma non sarà un 6 politico, assicura Azzolina. Le insufficienze saranno recuperate a settembre. Tutto pronto invece per la riapertura delle chiese ai fedeli. Da lunedì 18 maggio si tornerà a celebrare le messe tenendo sempre molta attenzione alla sicurezza. Vediamo. Anche la chiesa entra nella fase 2. Da lunedì 18 maggio si tornerà a celebrare la messa con la presenza dei fedeli. Il protocollo che permette la ripresa delle celebrazioni è stato firmato dal presidente della CEI lo scorso giovedì e indica alcune misure da rispettare riguardo l'accesso ai luoghi di culto, come per esempio l'igienizzazione dei luoghi e degli oggetti, le attenzioni da osservare nelle celebrazioni liturgiche e nei sacramenti. L'accesso ai luoghi di culto sarà contingentato e regolato da volontari che, indossando i dispositivi di protezione, controlleranno il numero massimo di presenze consentite. Tutti dovranno indossare la mascherina, igienizzare le mani ed evitare contatti fisici. Si potranno celebrare le messe dove possibile all'aperto. Come da protocollo, non potranno partecipare alle celebrazioni le persone con febbre oltre i 37,5 gradi o sintomi influenzali, problemi respiratori oppure di contatti nei giorni precedenti con persone positive al virus. Entrando e uscendo bisognerà mantenere sempre la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri e sedersi solo dove consentito. Il protocollo stabilisce anche l'igienizzazione al termine di ogni celebrazione, ricambio dell'aria e acqua a santiere vuote. La distribuzione della comunione dovrà avvenire solo nelle mani dopo che il celebrante avrà curato l'igiene delle proprie e indossato guanti monouso. Gli stessi dovranno portare la mascherina e, avendo cura di coprirsi naso e bocca, mantenendo un'adeguata distanza di sicurezza. È inoltre stato chiesto di continuare a trasmettere la celebrazione in modalità streaming per chi non può partecipare di persona. Ieri si è celebrata la giornata mondiale della Croce Rossa e il lavoro dei milioni di volontari aderenti all'organizzazione che è impegnata in tutto il mondo. Noi siamo andati a Imola, dove il comitato locale ha incontrato il commissario straordinario Nicola Izzo. Vediamo. Scordarsi i gazebo, le esercitazioni, le mostre fotografiche e tanto altro. Il periodo di coronavirus non risparmia nemmeno le celebrazioni della giornata mondiale della Croce Rossa. Ma forse proprio a causa di questi tempi si apprezza in modo più evidente il lavoro di milioni di volontari che in tutto il mondo si adoperano per fornire assistenza e soccorso a chi ne ha più bisogno. A Imola i mezzi e gli equipaggi impegnati quotidianamente, soprattutto in questi tempi di emergenza, si sono radunati sotto la sede municipale, dal cui balcone principale sventolava il vessillo crociato ed hanno idealmente abbracciato la città con un applauso. I rappresentanti del comitato locale hanno poi incontrato il commissario straordinario Nicola Izzo, al quale è stato donato un gagliardetto e un report contenente i servizi e le attività svolti negli ultimi 45 giorni. La loro celebrazione è un momento di festa cittadino. Abbiamo esposto anche la bandiera, quale riconoscimento ai loro meriti, alla loro attività, ed è un momento di grande attenzione per quello che ci hanno dato come contributo, come aiuto in questa fase di gestione dell'emergenza coronavirus.
essere vicini a tutte le persone che sono nel bisogno. E sto pensando alle persone contagiate, alle persone presunte contagiate, alle persone che hanno bisogno, nei confronti delle quali ci siamo incaricate di portare loro a casa medicine, viveri e altre cose. Facciamo tanto nei confronti delle persone che hanno bisogno, con le nostre ambulanze che sono attrezzate proprio per il trasporto delle persone in quarantena e non solo, e soprattutto lavoriamo anche a favore delle persone senza fissa dimora. Il comitato di Imola c'è e continuerà ad esserci, perché questa emergenza è un'emergenza grave e soprattutto è un'emergenza di cui non vediamo ancora la fine. Tappa bolognese per il movimento dei ristoratori dell'Emilia-Romagna, nato per indicare una via di ripartenza anche nella ristorazione. 9 punti presentati alla Regione per dare prospettiva a un settore che, come dice lo chef della Lumira, Carlo Alberto Borsanini, rappresenta la cultura del territorio. Se falliamo noi, Bologna non sarà più la grassa. Vediamo. Sono 700 in tutta la regione, una unità di crisi trasversale si definiscono, e chiedono alla politica di prendersi la responsabilità di far ripartire un settore che rappresenta molto più di un'offerta commerciale. I ristoratori dell'Emilia Romagna propongono 9 punti da cui ricominciare, alzare l'asticella, come dice Carlo Alberto Borsarini, chef della Lumira e presidente dell'associazione Turtlen, per affrontare i problemi attuali e quelli radicati nel mondo della ristorazione. 9 punti portati sul tavolo della regione, dalle cose pratiche del momento, come la distanza di 2 metri che farebbe perdere ai locali il 60% dei coperti, a interventi strutturali come quello dei voucher, il tema affrontato a Bologna in un tour delle città che ha visto dividersi le varie tematiche una per piazza. I voucher sono fondamentali per regolamentare il nostro lavoro nel fine settimana, per permettere ai ristoratori di poter dare, creare lavoro, perché non ci sarà più un lavoro fisso probabilmente. E probabilmente non ci sarà più neanche precario, ci sarà lavoro quando ci sarà. I turisti per un po' non li vedremo, si dice. Io spero di no, però noi dobbiamo essere pronti ad accoglierli, dobbiamo essere pronti, e quindi significa che noi non dobbiamo incorrere in nessun rischio, noi dobbiamo avere un personale formato, un personale assicurato, un personale vero. Noi non chiediamo elemosine, noi non vogliamo degli aiuti in questo senso. Noi vogliamo la possibilità, noi chiediamo la possibilità di lavorare, di farlo al meglio. Se noi falliamo, io posso capire che sia una cosa da mettere in conto quando uno apre un'attività, sicuramente arriverà qualcuno che rappresenterà meno, peggio, sicuramente in maniera non altrettanto tradizionale e qualificata, la nostra cultura. Se noi ce ne andiamo un giorno dai nostri ristoranti, probabilmente Bologna non sarà più la grassa, diventerà, che so, la grigliata, la cruda. Ferrara. Nel corso della mattinata di ieri, i militari del locale comando stazione Carabinieri hanno arrestato un 28enne nigeriano in Italia senza fissa dimora e pregiudicato per resistenza a pubblico ufficiale. Lo straniero, al fine di sottrarsi ad un controllo, aveva scalciato e tirato pugni agli operanti. Emilia-Romagna. La conferenza delle regioni e delle province autonome ha decretato nella riunione di giovedì di posticipare i saldi estivi al 1 agosto. Il presidente Bonaccini ha in seguito scritto a tutti i presidenti delle regioni e delle province autonome, invitandoli a dare seguito alla suddetta decisione per un'omogenea applicazione della stessa su tutto il territorio nazionale. Repubblica di San Marino. Divulgati i numeri aggiornati riguardo i contagi da Covid-19, i casi positivi registrati complessivamente dall'inizio dell'infezione ad oggi sono 637. 5 i nuovi positivi, deceduti 0, guariti 12. Sono invece 462 le persone positive al test molecolare in isolamento al proprio domicilio. Rimini, solidarietà dei lavoratori del mare a sostegno della comunità. Donate cozze, vongole e pesce fresco ai volontari della Protezione Civile, che li hanno consegnati alle cucine delle associazioni che preparano i pasti per i cittadini più in difficoltà. A questi si aggiungono altri beni donati da alcuni albergatori. We'll be right back.
Parliamo di motori in apertura, la MotoGP ha pronto un piano di partenza a luglio con un doppio appuntamento a Jerez in Spagna. Di questo e altri argomenti abbiamo parlato con Marco Melandri della sua abitazione in Trentino. Parliamo di MotoGP, da grande esperto quale sei. Si pensa alla ripartenza, proprio notizia di pochissime ore fa, 19-26 luglio a Jerez con questo doppio appuntamento. Ecco, secondo te sarà la volta buona per ricominciare? Ma io credo che sia proprio la mossa giusta, appunto partire dalla Spagna e girare più volte negli stessi circuiti e comunque girare la zona, la penisola iberica, anche il Portogallo, Spagna, perché comunque permetti ai team, alle squadre di muoversi in macchina, di non dover affrontare tanti viaggi e di gestire molto più facilmente la situazione. Io da parte mia non so perché, ma ho la convinzione che se nelle prossime 2 settimane non avviene nulla di negativo, poi le cose andranno migliorando abbastanza velocemente. Quindi io sono ottimista e credo possa essere realistica questa partenza del 19 luglio. Dalla MotoGP parliamo anche un attimo di Superbike. L'avvio invece è previsto per il 2 di agosto. Al momento chi pensi potrà essere il favorito? Ma sicuramente il favorito per me resta Ria, resta Johnny. E vedo molto bene Toprak, il turco, lui sta crescendo tanto e mi piace molto, però tanti altri piloti veloci possono secondo me giocarsi la vittoria per il singolo round, però la consistenza e la capacità di adattarsi a tutte le situazioni meteo che ha Johnny credo che per ora gli altri ancora non hanno. Tutte le gare sono ferme, però Marco Melandri ha definitivamente detto addio al mondo dei motori, o chissà, magari ci potrà essere da qui a fine anno qualche sorpresa? No, io non correrò più, correrò con le bici elettriche per divertimento, sarò la voce tecnica della MotoGP per DAZN, quindi sarò comunque sempre nell'ambiente, e sto portando avanti un progetto da diverso tempo per portare in pista i personaggi famosi italiani per un'esperienza pista. Proprio li accompagnerò, darò loro la moto, tutto il materiale per girare, e io girerò con loro per fargli vivere una giornata intera dove potranno mettere il ginocchio in terra, capire che cos'è guidare una moto da corsa e divertirsi. A proposito di moto, ci spostiamo sul nostro portale tr24.it. Le parole del presidente Stefano Bonaccini sono uno stimolo potente a proseguire nel lavoro per mantenere in calendario il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini dall'11 al 13 settembre. Lo scrivono in una nota Repubblica di San Marino, Regione Emilia-Romagna, Provincia di Rimini, Misano World Circuit. Siamo ottimisti, c'è una prospettiva di lavoro, non più quella del dubbio. Per i promotori vanno risolti 2 aspetti fondamentali. Il primo è quello della sicurezza sanitaria. Su questo fronte si ipotizzano eventi svolti a porte chiuse oppure con una partecipazione limitata. Secondo nodo da sciogliere invece è quello della sostenibilità economica per consentire l'organizzazione del Gran Premio. È tornato in acqua per i primi allenamenti Lorenzo Boschetti. Sulle onde di Cesenatico, il campione italiano in carica di kite foil ha ripreso le attività in vista delle prime competizioni in programma forse a fine agosto. Qualche giorno di attesa, ma alla fine anche Lorenzo Boschetti si è potuto immergere nelle acque all'ombra del grattacielo di Cesenatico per la ripresa degli allenamenti. Con tavola e pinna da idrofoil e vela, il Classe 2000 ha così rotto il digiuno dalle sensazioni che sa regalare solo il mare. Nonostante il pochissimo vento, la felicità è stata comunque grande. Ho ripreso ad allenarmi in mare grazie all'ordinanza regionale e del sindaco Gozzoli. E giovedì 7 maggio, il primo giorno che era possibile, è stato bellissimo, un'emozione fortissima. Dopo più di 2 mesi che non entravo in mare, è stata come la prima volta. Con il mondiale in Cina, destinato forse al rinvio o a cambiare sede, sembrano esserci più speranze di svolgimento per il campionato italiano, titolo in mano a Boschetti a Follonica il 24-27 settembre e l'europeo in Sardegna il 13-18 ottobre. Io spero proprio che possano riprendere le gare per quest'anno, perché quest'anno era un bel anno per me, ero credo l'anno più forte degli anni passati. Sono riuscito ad arrivare a un livello che non avevo mai raggiunto prima ad ora. Sono molto contento di questo perché ho fatto molti sacrifici, la mia famiglia ha fatto molti sacrifici.
Però vedere anche che la natura ci blocca in questa maniera mi rattrista un po', però comunque bisogna essere forti e andare avanti. Il solo obiettivo per il portacolori del club Vela Porto Civitanova è vincere il più possibile e sognare la lunga rincorsa olimpica per il 2024. Speriamo di essere competitivi anche quest'anno e speriamo che si possa fare perché ancora niente è certo, però tutti siamo fiduciosi nel popolo che comunque sia civile, mantenga le disposizioni di sicurezza. È tutto per lo sport, ora andiamo a sentire le previsioni meteo per le prossime ore di questo weekend. Buonasera a tutti i telespettatori di Rai24 Tele Romagna da Andrea Raggini. La giornata di domenica inizierà con maggiore nuvolosità su tutto il nostro territorio regionale. Infatti al primo mattino i cieli potrebbero risultare grigi sia in Emilia che in Romagna, con qualche goccia di pioggia più probabile lungo il nostro Appennino. Durante la tarda mattinata le schiarite aumenteranno gradualmente a partire dall'Appennino e nel pomeriggio si estenderanno a buona parte della nostra regione, con addensamenti più consistenti sull'Emilia occidentale. La ventilazione aumenterà da sud-ovest, il mare risulterà poco mosso dal pomeriggio quando la ventilazione qui giungerà da sud-est. Le temperature aumenteranno nettamente, i valori minimi saranno compresi tra 11 e più 15 gradi, i valori massimi saranno ancora compresi generalmente tra 19 e più 25 gradi. Una perturbazione raggiungerà la nostra regione tra la notte di domenica e la giornata di lunedì, quando sono attesi anche dei temporali e un generale calo delle temperature. Per questo appuntamento è tutto, auguro a tutti voi una buona serata. Bene, davvero tutto per quanto riguarda questa edizione serale del nostro telegiornale. Per tutti gli aggiornamenti, come sempre, c'è il nostro portale online tr24.it. Grazie per l'attenzione, buona serata.